I titoli: rimpatri di massa dalla Spagna e Marocco, ma nessuno fiata. Il fondatore di Lumen Fidei, fedeli pronti alla controrivoluzione. Un cordiale saluto dagli studi di Radio Roma Libera, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Ricorderete quando due giorni fa demmo notizia dei 116 immigrati subsahariani che, varcata la doppia barriera con filo spinato della frontiera marocchina, hanno fatto con la forza il loro ingresso nell'enclave iberica di Ceuta. Ebbene, nel silenzio generale sono già stati tutti rimpatriati senza che nessuno, né in Spagna né in Europa, abbia dichiarato lesi i diritti umani. Una sola eccezione è stata per i due minori presenti nel gruppo di clandestini, come precisato dal Ministero dell'Interno. L'espulsione di massa immediata è stata definita legale dalla prefettura di Ceuta e giustificata come frutto dell'accordo stretto tra Spagna e Marocco 26 anni fa. In base a tale intesa, essendosi detto disposto il Marocco ad accettare i clandestini, la polizia si è subito attivata per ricercarli nei centri di accoglienza, condurli in un commissariato per l'identificazione con tanto di impronte digitali, senza che nessuno si sia strappato le vesti vaneggiando di schedature e violazioni della privacy, assicurar loro un avvocato, un interprete e supporto medico, per poi riportarli però sul suolo africano. Nessuno di loro avrebbe richiesto asilo. Eppure su Twitter l'ONG Caminando Fronteras ha parlato di un'enorme violazione dei diritti umani da parte del governo spagnolo, vietata dall'ONU. Da notarsi come, quando era l'opposizione, il Partito Socialista Iberico condannasse senza mezzi termini i rimpatri blitz, parlando di repressione a caldo. Ora invece che al governo li esegue, punto, nessuno fia. Già in passato, l'ultimo caso, non più tardi dell'ottobre scorso, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva condannato la Spagna per questo stesso motivo. Evidentemente ora i vertici europei sono troppo intenti a processare l'Italia per accorgersi delle ben più gravi infrazioni commesse altrove. Secondo Anthony Murphy, fondatore dell'istituto Lumen Fidei, i fedeli cattolici starebbero lanciando una sorta di controrivoluzione in Irlanda contro i pastori erranti all'interno della Chiesa. Torniamo a Dio e ignoriamoli, alziamo la voce e preghiamo per chiedere buoni pastori. È quanto dichiarato da Murphy in apertura della conferenza delle famiglie cattoliche, organizzata come risposta all'incontro mondiale delle famiglie promosso dal Vaticano. Tale conferenza ha lo scopo dichiarato di voler promuovere l'insegnamento perenne e immutabile della Chiesa Cattolica sul matrimonio e sulla vita familiare. Tra i relatori figurano il cardinale Raymond Burke, il vescovo Monsignor Athanasius Schneider, John Henry Weston di LifeSite News, John Smeaton, Edward Pentin e molti altri. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione di Radio Roma Libera. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.